Alessandro Zaccuri, spezzino, giornalista, eh, scrittore, critico letterario, poeta, attualmente direttore della comunicazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, marito, padre, non so esattamente in che ordine. Beh, intanto togliamo il poeta, non esageriamo. Ma grossi sì, libri e poesie ne ha scritti: ah, ma molto. Questi sono peccati giovanili che cerchiamo di, fare, di far dimenticare. Eh, ma non lo so se c'è un ordine nella vita di chiunque: cioè, c'è ci un tentativo di essere presente alle cose che si vivono, alle cose che succedono, eh, alle cose che si desiderano. Ecco. Eh, lettere che passione! E una passione che è diventata mestiere, questa è una bella grazia. E papà era un raccontatore, vero? Sì, mio padre era anche un, anche un narratore, le prime memorie che ho di racconto sono, sono, sono legate a lui, lui in realtà non era una persona molto uh, amante della letteratura in quanto tale, era più interessato alle arti figurative e anche quello forse è un, è un germe che in qualche maniera è passato. Però io mi ricordo una cosa divertente che era legata un po' insomma, alla nostra generazione. A una certa eravamo i bambini che dovevano andare a letto. Dopo Carosello? No, un po' dopo. Io, avevo, avevo, diciamo, che io riuscivo a vedere un tempo di un film in televisione, fin del lunedì. E allora al secondo tempo me lo raccontava papà il giorno dopo. E questa idea che la storia sia qualcosa che si può restituire in un ambito degli affetti forse ha prodotto qualcosa nel tempo. Però è stato sostenuto nel suo cammino letterario da un sacerdote. Sì, ho avuto un, un sacerdote che, di un gruppo che, che frequentavo all'epoca tra Milano e le valli del Piemonte ed era una persona, si chiamava Don Carlo Calori, che amava molto la letteratura, che, che, che mi ha incoraggiato e che comunque è stata una presenza importante nella mia vita. Zaccuri, che cos'è la letteratura? Mm, non è solo evasione, immagino. Eh, che cos'è la letteratura? È una forma per fare, è un modo, uno strumento, un'occasione che abbiamo per fare esperienza della realtà. E fare esperienza della realtà può anche essere divertente, a volte, quindi, non va, non va trascurato l'elemento dell'intrattenimento, a volte la realtà però ci chiede un po' più di impegno, ecco, diciamo così. E quindi la letteratura è un compito e una responsabilità. La letteratura è eh, perché la pratica è una grazia. Eh, diciamo che eh, io sono mo molto felice di essere un lettore, eh, è la prima felicità della mia vita: è quella molto più delle cose che scrivo. Ah, amo le cose che, che, che leggo, che ho letto, che in qualche maniera mi hanno formato. La responsabilità, secondo me, eh, viene fuori in alcuni aspetti particolari. Iniziare a raccontare una storia è abbastanza semplice: potremmo iniziare a raccontare la storia di due persone che conversano davanti, davanti a una telecamera, però poi dobbiamo decidere questa, eh, questa storia dove la portiamo a parare eh, se ci facciamo caso le storie di oggi fanno molta fatica a trovare una conclusione facciamo molta fatica oggi ad accettare il fatto che le favole abbiano una morale anzi addirittura diciamo che non ce l'hanno che è tutto uguale e invece la, la morale ce l'hanno ce l'hanno sempre sia che noi la riconosciamo sia che la lasciamo il famoso messaggio no? sì più che il messaggio è il sugo della storia il come lo il sugo della storia Manzoni. come chiama Manzoni qui ci introduciamo in... In, in alcune sue scelte particolari che in realtà la legano ai suoi esordi, perché lei ha iniziato, ha esordito con un romanzo subito finalista al premio Campiello, che si intitolava Il Signor Figlio, dove immaginava una fine diversa per Giacomo Leopardi. Beh, un bell'impegno, impegno, insomma, mettersi, mettersi in lizza, mettersi insomma, in azione con un gigante così, della letteratura, no? Sì, eh, quel libro lì nasceva in un modo un po' particolare, nel senso che a me colpiva il fatto che alcuni grandi artisti, alcuni non solo scrittori, artisti in generale, fossero figli di artisti un po' meno grandi. Eh? Cioè, eh, quindi avevo iniziato a collezionare le storie di questi padri d'arte, diciamo così, che sono stati in qualche maniera surclassati. Dai, dai figli. E alla fine se ne sono isolate due o tre: quella di Giacomo Leopardi, che aveva il padre Monaldo, scrittore erudito a suo modo, un rapporto molto, molto particolare, molto complesso tra loro due, è diventata poi un po' la storia predominante, eh, perché di Leopardi noi in realtà alla fine la conosciamo poco, non sappiamo dove è stato sepolto Leopardi, quindi allora uno può, può lasciarsi andare e immaginare appunto. Una storia un po' la fumattia Pascal, puoi immaginare no? una fuga da un'altra parte in un posto molto lontano e lì poi succedevano tutta, tutta una serie di cose. Senz'altro l'idea di, di, di immaginare un finale diverso per, per la storia di Leopardi è stato il modo per... Toglierlo un po' da una. togliere la figura e l'opera di Giacomo Leopardi da un modo un po' meccanico in cui lo riceviamo, eccetera. Cioè metterci dentro anche una dimensione più intima, forse, più. più. più Invece più l'ultimo suo romanzo che ho qua, poco a me stesso, esito da, da Marsilio, è, svolge un percorso opposto, cioè l'immaginazione di un inizio diverso esatto. per l'altro grande monumento della letteratura italiana che è Alessandro Manzoni. Allora dico subito che è un libro eh, avvincente, appassionante, che a suo modo è un giallo ed è anche stupefacente per la lingua perché lei ha deciso di sciacquare i panni in casa Manzoni, quindi ci restituisce un esercizio difficilissimo parlare con la lingua di Manzoni. In realtà è la cosa più divertente, eh, è stato magico, è stato anche un gioco, ma è un gioco molto serio. Sì, eh. sì, sì no, ma il gioco ha una dimensione di serietà e a volte addirittura di, di drammaticità come sanno bene i perdenti, che sono quelli che in realtà il gioco lo conoscono di più, eh, perché ne, ne patiscono le conseguenze a volte. Ma no, eh, questa in realtà è l'idea più, più antica che avevo di scrivere un romanzo. Sono tanti anni che ci pensavo perché io credo che nella vita di ciascuno ci siano dei segreti e anche delle cose inestimabili Espresse, delle possibilità inespresse, delle scelte che facciamo o non facciamo, ma anche delle scelte che qualcun altro fa per noi. Ora le origini familiari di Alessandro Manzoni non sono così semplici e non sono così felici. C'è l'ombra di una paternità che non è quella ufficiale. Secondo me lo stesso Manzoni conosceva questo, che era un pettegolezzo molto diffuso nella società milanese dell'epoca. la madre era abbastanza birichina diciamo. No? La madre era una donna. Troppo libera forse per i suoi. Brillante, per, affascinante. Per, affascinante, troppo libera per i suoi tempi. Che a un certo punto decide di fare questo, questo matrimonio di, di reciproca convenienza, che è un po' una copertura per questa relazione invece molto importante. Che aveva con Giovanni Verri, uno dei fratelli Verri che è grande probabilità, quasi con certezza, il padre di Alessandro. Allora uno si domanda, però se questa donna, eh, questo figlio non l'avesse riconosciuto, se magari non avesse avuto la copertura del matrimonio, se questo bambino fosse eh, stato accolto in una delle strutture, che tra l'altro a Milano erano molto all'avanguardia, diciamo, no? se avesse ricevuto un'educazione, se fosse stato un altro, insomma. Ecco, quindi questa idea di diciamo, se con, con Leopardi era appunto il diverso finale, il diverso inizio, qui proprio vuol dire... Accompagnarlo giù dal piedistallo dove abbiamo messo Alessandro Manzoni e vederlo. Più vicino, più vicino. Sempre con grande affetto e reverenza, però, e non solo perché anche lei è un gran lombardo, ma anche perché no. è uno dei libri delle opere degli uomini Manzoni che le ha cambiato un po' la vita leggendo. Sì, io no? credo che sia. Allora, questo, per tornare all'inizio, era il libro che mio padre aveva letto e riletto di più, quindi c'è anche qualcosa. E io per tanti anni ho avuto la sua edizione, qua, vabbè, ho cambiato eh, allestimento bibliografico, però quello lì è un libro che per tanti anni mi ha accompagnato. Ma. Eh, io credo che sia un libro inesauribile, i promessi sposi. sia un libro inesauribile, eh, non c'è scrittore italiano, non c'è scrittore che ci eh, incappi anche scrittori stranieri e che non si renda conto di quale maestria, di quale profondità, di quale. E poi vorrei tornare su quella cosa del sugo della storia. che Davvero mh, lavorando a questo libro non dico che l'ho capita definitivamente, ma, ma, ma l'ho colta in un altro modo, perché il sugo è quello che dà sapore. Ma è anche quello che macchia, è anche quello, cioè è la parte di realtà che in qualche maniera ci costringe a fare i conti anche con la, con la durezza. I, I Promessi Suosi non è un romanzo così consolatorio e così accomodante nei confronti della realtà come si pensa, è un romanzo che, ha, eh, che fronteggia il mistero del male e che poi riapre addirittura il discorso sul mistero del male con quella straordinaria seconda conclusione che è la storia della colonna infame. Io credo che Manzoni sia lo scrittore più moderno della letteratura italiana, lo sia ancora oggi, un po' per le cose che accennavamo prima, perché si pone il problema di quanto io possa inventare una storia per dire qualcosa di vero, cioè quanta invenzione posso mettere nel mio racconto, e poi perché si interroga molto seriamente sulla lingua. Che io posso usare. Cioè la lingua in letteratura, a mio avviso, non è lo strumento soltanto, ma è proprio una dimensione del racconto. Questo è il motivo per cui, quando dopo tanti anni mi sono deciso a scriverlo, questo libro, ho pensato che ci volesse una lingua tutta sua, no? una lingua tutta sua, ma anche per un motivo proprio abbastanza banale, che quei personaggi che sono convenuti in questa storia, che è una storia molto di invenzione ovviamente, eh, Sperimentano una realtà, eh, vivono delle emozioni eh, che stanno nella lingua che parlano. Però, eh, Zacuri, eh, questo romanzo parte con un enorme sé, eh, e sappiamo tutti che la storia non si, sa con i, non si fa con i se. Diceva Pascal, mi pare che se Cleopatra avesse avuto il naso più corto sarebbe cambiata la storia intera, no? Certo. Cioè, sì, no, ma infatti la storia non si fa con i sé. La storia si fa con i dunque, si fa con i pertanto, si fa con quello. La letteratura però si fa con i sì. sé. Cioè, vogliamo dire, ma adesso per fare l'esempio definitivo cioè, eh, della cosa, se Dante avesse davvero... Fatto un viaggio nell'aldilà sarebbe stato, come l'abbiamo visto nella Divina, nella Divina Commedia. Molti di noi sospettano che quel viaggio Dante l'abbia fatto veramente, ovviamente. Però anche quello è un grande sé, insomma. Quindi la letteratura il sé, sé lo usa molto, ma non lo usa come forma di fuga, di ribellione alla realtà. La famosa frase di Tolkien: Se, una fuga è la fuga del prigioniero. Cioè, noi a un certo punto. Non abbiamo abbastanza strumenti non abbiamo abbastanza consapevolezza di quello che ci sta attorno, allora ci immaginiamo una via d'uscita che non è contro la realtà, ma è un modo per illuminarla, illuminarla di più. Starei ora a sentirla parlare e a dialogare con lei su questi argomenti, eh, ha a che fare tanto con la sua storia. Tutto l'intero mondo della comunicazione, quindi non soltanto la letteratura ma anche la televisione, anche il lavoro che lei svolge adesso eh, come direttore della relazione estera dell'Università Cattolica, che è la più grande università cattolica d'Europa. Mi sono appuntata un po' di numeri, mi confermi: 12 facoltà, 5 campus, 145.000 studenti, 101 anni di vita. Lei, comunque, è stato uno studente dell'Università Cattolica, un docente dell'Università Cattolica. Aveva scelto il Medioevo come studente, sì, no? Sì, 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 ho scelto il Medioevo. Ed è una delle scelte migliori che ho fatto. E questo connota però, lei ha usato due volte la parola grazia, ha parlato di morale, aveva scelto il medioevo, insomma, non, non ha mai fatto mistero della sua appartenenza alla Chiesa. Una scelta precisa, no? quella della Chiesa e della fede, come è avvenuta? Ah, questo, no, questo non saprei proprio dirlo. Con degli incontri, ricordavo quel sacerdote. Questo veramente è un mistero che sfugge alla consapevolezza di ciascuno, eh, rispetto al quale, secondo me, bisogna sempre avere la prudenza di eh, considerarsi persone che tentano di credere, che tentano di vivere il cristianesimo, che tentano di, di stare nella Chiesa, perché abbiamo. Tutti dei limiti che in qualche maniera ci sono, la nostra personalità e sono anche eh, la possibilità di superarli. Questi stessi limiti, quindi anche in questo sono una grazia. Per me il tema della grazia è il tema fondamentale del, 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 del vivere la fede e sì, lo spirito. la grazia esige un sì, una risposta, un sì, o un no e quindi una responsabilità. La grazia si compie nell'incarnazione, nel cristianesimo che è proprio questa idea straordinaria, eh, vertiginosa, abissale, insieme, che quello che accade nella concretezza, quello che accade nella carne, quello che accade nel, nei, nei corpi, la cosa commovente del cristianesimo, a mio avviso, è che non si limita, diciamo così, a... a Promettere la salvezza dell'anima, quella insomma è abbastanza in tanti la promettono, ma promette la salvezza del corpo. No? C'è cioè questo episodio che è proprio all'inizio del Vangelo di, di Marco. Quindi è un episodio, probabilmente fondante del, 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 dell'esperienza dell pubblica di Gesù. Qua è la storia del, del miracolo del, eh, del, eh, del paralitico. No? Quando gli viene presentato il paralitico, viene scoperchiata la casupola, viene, viene messo giù quest'uomo con la barella e lui dice: Ti sono rimessi i tuoi peccati, e tutti ridono attorno perché ha fatto una cosa invisibile. E allora Gesù dice: Ma cos'è più facile dire? Ti sono rimessi i peccati oppure alzati e cammina? Allora va bene, alzati e cammina. E il paralitico si alza, si mette la brandina sulla, sulla spalla e va, la barella sulla spalla e va. Ecco, questo secondo me è, è, è quello importante è quello caratteristico, è l'elemento caratteristico del cristianesimo. Non c'è differenza tra dire la tua anima è salva e il tuo corpo eh, ritornerà nella risurrezione. E questo secondo me... È... Ma infatti il cristianesimo è assolutamente materialista, ma ne parlavo di responsabilità perché c'è una dimensione eh, della carità intellettuale che credo la riguardi e che credo vada spiegata. Sì, la carità intellettuale è questa categoria molto amata da Paolo VI, esatto. che è il Papa col quale io sono cresciuto, rispetto al quale ho grandissima, si può dire, devozione. La carità intellettuale è capire che esiste nel mondo, nel mondo contemporaneo in particolare, un territorio dove ci sono delle domande a volte inespresse che chiedono di essere portate alla luce. Ora, forse noi viviamo in una fase storica rispetto a quella di 60 anni fa, all'apertura del concilio, dove... Sono ancora più implicite certe domande, dove sono ancora più inespresse e dove perlomeno non sono più in una dimensione di scontro ideologico come era, com era all'epoca. Le ideologie, lo sappiamo, si sono stancate di se stesse alla fine e sono state sostituite da qualcosa di, di indistinto, di un po' confuso che non sappiamo come chiamare. Però quella domanda c'è, quella domanda c'è ancora secondo me, questa domanda alla fine di, 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 di salvezza, di bellezza, di, di, anche proprio di consapevolezza. È una parola per me molto importante, cioè eh, accorgersi di quello che ci sta attorno, accorgersi degli altri e poi accorgersi dell'altro, ovviamente. adesso dirige la relazione esterna all'università cattolica, ma è stato insegnante. Ha tre figli, eh, che sono stati adolescenti adesso sono giovani, eh, tengono vive le domande, quelli che scelgono l'università cattolica. Poi c'è una seconda domanda che riguarda più anche il suo ruolo di padre. È possibile? far vivere queste domande nei ragazzi e quindi porre loro il tema della fede. Allora, l'Università Cattolica fa in modo che gli studenti, le studentesse comunque, arrivano, comunque arrivino all'università, eh, queste domande le abbiano presenti. Quindi ci sono delle, delle occasioni diverse, pubbliche, non meno, più ristrette, eccetera, in cui comunque questa dimensione eh, rimane presente e oltretutto in una gamma di discipline che è molto ampia, sono 12 facoltà, vuol dire dalle facoltà umanistiche alle facoltà scientifiche, passando per medicina, passando per l'economia e comunque questo elemento che è un elemento essenzialmente umanistico, anzitutto perché il cristianesimo ha una forte simpatia e una forza, si nutre molto dell'umanità, del resto Gesù Cristo ha scelto di, di, essere, di essere uomo, quindi come noi, quindi eh, questa dimensione dell'umanesimo è molto presente nell'università. Per tutto il resto io credo che, come non, non lo sappiamo per noi stessi, perché abbiamo questa condizione di credere o di tentare di credere, bisogna essere molto rispettosi con i giovani, bisogna creare tutte le condizioni per cui le domande e le risposte anche arrivino e più che altro bisogna essere attenti a non giudicare il presente sulla base del nostro passato. Io credo che questa sia una generazione molto viva, molto interessante. Che ha, che ha attraversato e sta attraversando delle prove significative. Eh, la pandemia lo sappiamo sui più giovani, sui giovanissimi, specialmente ha lasciato un segno, un segno profondo che, che, che chiama in causa davvero l'attività e l'attenzione la, più che altro educativa e pedagogica. Però è anche una generazione che al suo meglio, a mio avviso, non ha uguali nella storia recente. C'è cioè una generazione che al suo meglio sa essere curiosa, sa essere disponibile, sa essere delicata nelle relazioni. Non sono tutti così, ovviamente, però eh, i ragazzi e le ragazze, però è a questi che dobbiamo guardare, perché possono essere davvero un'avanguardia di eh, un, un modo nuovo di pensare le relazioni, di pensare il lavoro e alla fine anche di pensare il mondo. In un mondo devastato, dalle guerre, dai fondamentalismi e mh, la supposta quindi crisi del cristianesimo e quindi anche della presenza dei cristiani nella realtà dipende soprattutto dai cristiani adulti. Questo, questo, questo non lo so. Certo diciamo, c'è una generazione che è quella ma l'appartengo io, nati negli anni 60 eccetera, che si è trovati in una situazione un po' strana. Era, situazione che era la generazione che aspettava dei padri, no? una specie di mandato, che ha tardato molto ad arrivare, perché abbiamo una generazione che ci ha preceduto eh, molto longeva, molto attiva fino, fino all'ultimo, quindi noi siamo rimasti un po' lì ad aspettare e dietro di noi un'altra generazione in qualche maniera. Quindi c'è una responsabilità che forse è una responsabilità di non aver colto alcune occasioni. C'è anche chi dice che il cristianesimo è in crisi fin dalle origini, <ride> insomma che la crisi è la dimensione caratteristica del cristianesimo, il concilio di Gerusalemme. Paolo e Pietro disegna già, indica già, già una crisi, quindi eh, non bisogna secondo me eh, spaventarsi troppo, bisogna avere molta fiducia eh, e in questo credo che davvero il pontificato di Francesco sia molto importante, perché è un pontificato che fa di tutto per valorizzare quello che c'è, più che rimpiangere quello che non c'è più o che ci potrebbe essere. Quindi è vero che noi non abbiamo più alcune strutture, che erano in certi casi anche solamente strutture sociali, che ci illudevano che il cristianesimo fosse più presente nel cuore delle persone di quanto forse lo era, ma adesso dobbiamo, secondo me, salvaguardare e, e aiutare a crescere, aiutare a, anche ad avere una, questo sì, una maggiore eh, manifestazione pubblica, quel tanto che ancora c'è, magari in strutture meno immediatamente visibili, per questo dobbiamo farle vedere di più, però dove c'è è radicato molto profondamente secondo me. Senta, lei è un lettore vorace e onnivoro, ma anche uno scrittore vorace e onnivoro, cioè, siamo, cioè continuamente scrive per diverse editorie. L'ultima sua prova si intitola Le Tre Marie, immagino che non abbia a che fare né col panettone. E neanche con le tre sante Marie viaggiatrici della tradizione cristiana, o invece sì? Beh, intanto il panettone ha a che fare con le tre Chiaro, sante viaggiatrici, so. quindi sono quelle. Però, no, vabbè, allora io. Uh, così, nel, 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 nella, nella, ho, ho, molta, ho molto amore per la figura di Maria. Eh, su cui ha già scritto, eh sì, ho scritto anche un altro libro un po' più, 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 più articolato, si intitolava Nel Nome, che seguiva proprio la, la suggestione del, del semplice nome Maria. E quel libro è un libro che mi è costato un po' di fatica perché non mi piace tanto parlare di me, sto un po' facendo un sacrificio in questo momento, è eh, un argomento che non trovo così interessante, però con in quel libro lì, il nome, mi sono reso conto che se volevo spiegare come mai per me il nome Maria era così importante dovevo tornare un po' indietro nel tempo, sostanzialmente alla malattia e alla morte di mia madre che era molto legata a questa storia. In alternativa io avevo pensato sempre per celebrare, diciamo, di Maria, a questa storia qui, questo raccontino che è uscito l'anno scorso su, 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 su Credere, che poi è stato ripreso adesso da San Paolo in, in un piccolo volume, si chiama Sette Minuti la Collana, quindi vuol dire che te la cavi in Tempo fretta... Tempo della metro. Te la cavi, esatto, in fretta. Bene, questa è la storia di tre donne, tre amiche che si chiamano tutte e tre Maria. E una è Maria la Bella, quindi nella nostra fantasia rimanda un po' alla Mandalena. Una è Maria La Buona, quindi rimanda eh, a Maria Maria, insomma, Maria di Nazareth. E poi c'è questa che si chiama Maria e Basta, che è quella che a me è più simpatica, perché comunque ha soltanto il nome di Maria, però avere anche il nome, solo il nome di Maria è già tanto. Quindi la storia di un'amicizia tra tre donne messa alla prova, da, 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 da un evento eh, incontro. E poi non raccontiamo perché altrimenti i sette minuti diventano poi una sì, e mezzo e non vale più la pena leggerlo. Basta così. Senta, eh, dove devo, devo chiederle, come faccio sempre, una canzone o una musica che in qualche modo la rappresenti? E immagino ce ne sia più di una, ma quella che in questo momento la racconta di più. Allora, la canzone forse che in questo momento amo in assoluto di più, ma è un momento che dura da un po' di tempo, è una canzone di Leonard Cohen, che è The Guest, Gli Ospiti che è una canzone che lui prende in realtà dalla poesia di un mistico orientale, un mistico Sufi, se ricordo bene, ed è la descrizione del, della vita come una grande festa nella quale si arriva col cuore leggero e poi si sta in mezzo agli ospiti, si sta con gli altri, si impara, ci sono voci che echeggiano e poi quando si esce dalla festa in qualche maniera quelli col cuore ferito sono più numerosi di quelli eh, che erano entrati invece col cuore lieve vede Zacurio la ringrazio lei non ha parlato affatto di sé in realtà ma parlando di tante cose che ama e che fa ha anche parlato di sé questo... Beh, questo un pochino purtroppo sì questo, questo succede comunque grazie grazie one by one the guests arrive the guests are coming through The open-hearted many, the broken-hearted few, and no one knows where the night is going. No one knows why the wine is flowing.